Ciao Poracci, vorrei chiudere la settimana tornando a parlare di uno dei giochi più attesi di questo 2020, ovvero Crash Bandicoot 4, It's About Time. Recentemente c'è stata un'interessante botta risposta tra Toys for Bob, il team dietro lo sviluppo, e la community di Crash a proposito di un interessante aspetto del titolo di prossima uscita, la presenza o meno di microtransazioni. Vorrei ripercorrere brevemente l'accaduto e fare alcune considerazioni su questo modello commerciale tanto fruttuoso quanto visto con diffidenza dai giocatori. Prima di iniziare però mi raccomando, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per aiutarmi nella creazione di questi contenuti. Iniziamo! Sin dal primo reveal trailer, Crash 4 ha saputo convincere la platea dei videogiocatori. Questo grazie a un art style rispettoso della tradizione ma moderno e un gameplay che sembra rifarsi completamente al periodo d'oro della trilogia originale. Ci sono tutti i presupposti, insomma, per un ritorno in grande stile dell'iconica mascotte dell'era PS1 e dopo l'operazione di rilancio avvenuta tramite la Ancient Trilogy e Crash Team Racing Nitro Fueled, quello di un quarto capitolo sembra il passo più naturale da compiere nell'evoluzione del brand. C'è stato però un dettaglio che ha scatenato un campanello d'allarme significativo. Infatti, sulla pagina dedicata al titolo all'interno del Microsoft Store, sotto al bottone che permette di effettuare il preordine, c'è una dicitura che ha gettato tutti nel panico, ovvero il fatto che Crash offrirà acquisti in app. Frase vaga aperta a numerose interpretazioni, che però non può non rimandare alla pratica delle microtransazioni, modello tra l'altro non di certo estraneo alle abitudini di un publisher come Activision. L'ondata di malcontento che si è venuta a creare ha costretto Toys for Bob ad esprimersi sulla faccenda e tramite i suoi canali social lo studio ha sottolineato che il gioco non conterrà microtransazioni, ma che quel in-app purchases si riferisce alle skin extra che saranno disponibili come bonus a chi acquisterà una copia del gioco in versione digitale. Sebbene questa smentita arrivi da un fronte ufficiale, a mio parere siamo ancora lontani dal poter tirare un sospiro di sollievo definitivo. Se prendiamo come esempio la storia di Crash Team Racing Nitro Fueled, anche in quel caso non era prevista la presenza di microtransazioni, ma a pochi mesi dall'uscita del racing game, gli utenti si sono ritrovati con un intero negozio dedicato all'acquisto dei Wumpa Coins, una valuta virtuale acquistabile anche con soldi reali, necessaria per sbloccare skin ed altri elementi estetici opzionali. Questo è stato un vero colpo basso da parte di Activision, che con una mossa abbastanza subdola è riuscita ad infilare una grandissima quantità di acquisti aggiuntivi, spesso tutt'altro che micro, anche in un titolo non free to play. Guardando i report finanziari di Activision è chiaro che le microtransazioni rivestano un ruolo fondamentale all'interno dell'economia aziendale e con oltre 3 miliardi di dollari guadagnati nel solo 2019 tramite quelle che la compagnia chiama in-game net bookings, queste rappresentano il 53% dei ricavi totali ed è normale che si provi a massimizzare i profitti in ogni occasione. Pur non condannando a prescindere le microtransazioni, credo vadano contestualizzate all'interno dell'offerta ludica e non possano essere inserite a forza in ogni produzione. Possono avere il loro senso all'interno di un free-to-play o di un gioco competitivo online, ma solo se non alterano la progressione dell'esperienza di gioco e si limitano a proporre elementi cosmetici totalmente opzionali. Ben vengano insomma skin, emotes e quant'altro, basta che non trasformino il gioco da un free-to-play a un pay-to-win, o che magari, proprio come successo con Battlefront 2, con la promessa di accelerare l'accumulo di esperienza e lo sblocco di feature, non falsino l'impianto ludico. Se per compiere anche il più piccolo dei passi in avanti sono richieste centinaia di ore di gioco o in alternativa una spesa di pochi euro, più che di un acquisto opzionale si può tranquillamente parlare di un invito malcelato a continuare a spendere se ci si vuole divertire. Che senso avrebbero poi le microtransazioni all'interno di un platform single player? Va bene se si parla di contenuto aggiuntivo tipo DLC, basta che non si tratti palesemente di elementi tagliati in fase di sviluppo per essere aggiunti in un secondo momento con un sovrapprezzo. Per quanto la presenza di skin aggiuntive a pagamento non mi infastidisca più di tanto, allo stesso tempo credo che inquini l'immagine di un gioco pensato per essere goduto nella sua interezza e che gli elementi opzionali vadano inseriti per premiare l'abilità e la curiosità del giocatore, piuttosto che la sua risolutezza nello spendere. Insomma,
Sebbene Toys for Bob abbia provato a metterci una pezza, comportamento indicativo tra l'altro di quanto sia noto nel settore l'avversione dei giocatori per le microtransazioni, essendoci Activision di mezzo, non mi sento ancora totalmente sollevato. E voi poracci, cosa ne pensate? Siete pro o contro le microtransazioni? E la loro presenza cambierebbe la vostra opinione in merito a Crash 4 It's About Time? Come al solito, vi aspetto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle poro-tifiche. Io sono il Poro Michele, micro, ciao!